Come la mettiamo? Dico beh, perché ora non abbiamo solo una pecorella, ma abbiamo una pecorella chimera in potenza, perché poi eticamente l'hanno soppressa. Di che parlo? Parlo di quell'esperimento dell'università di cui il responsabile credo che sia Ross, ricercatore. E hanno creato questa chimera. Chimera in origine era questo animale la cui esistenza era ignota, forse sospettata, che era un animale con la testa di leone, sulla schiena un'altra testa di capra e una bella coda di serpente, quindi un essere polimorfo creato da questi, da non lo so chi, comunque ora invece l'abbiamo creato noi, un essere polimorfo. Già un anno fa abbiamo creato un essere che aveva una cellula umana ogni 100.000 cellule di maiale. Poi eticamente l'hanno soppresso. Alla stessa maniera, da un embrione di pecora, che ha poi tra l'altro gli organi simili ai nostri, hanno introdotto delle cellule staminali umane, arrivando a una su 10.000. Chimera, quindi c'è un po' dell'uomo dentro a questo organismo geneticamente umano, quelle cellule geneticamente 46 cromosomi umani e un po' tanto di pecora. Lo scopo è di arrivare a un essere che avrà degli organi umani, proprio compatibili con quelli dell'uomo, tant'è vero che vogliono arrivare a inserire cellule staminali del malato che si farà degli organi fatti su misura che non hanno il problema del rigetto perché hanno proprio la sua genetica, sono organi che derivano da sé in un corpo di pecora o non so di che cos'altro faranno. La domanda adesso è questa. A parte questa genialità pazza dell'uomo che riesce a concepire cose particolari, no? Vuole sempre spingersi oltre fino ad arrivare a Dio. Ma la domanda è questa: Sua Santità, il Papa, Eccellenza, tu che dici che non bisogna mangiare, che bisogna mangiare carne? Che permetti che si possa mangiare carne? Perché all'interno degli animali, a tuo modo di vedere, per quanto ho capito, non c'è l'anima, o se c'è una cosa obnubilata. Ebbene, all'interno degli animali ci sono le cellule animali. Se ci mettiamo le cellule umane, cos'è quello là? Un animale o un umano? O evidenzia il fatto che il corpo lascia il tempo che trova e quando un corpo è vivo c'è un'anima, a prescindere che sia umano, animale, ma è un'anima che regola quel corpo, il cui corpo, a seconda del cervello, ha più o meno intelligenza, ma cambia solo l'intelligenza, l'anima è la stessa. E questo è testimoniato dal fatto che per 28 giorni queste cellule ibride avevano un corpo sia umano che animale, anche se in piccola parte umano, ma fra un po' sarà forse più in gran parte umano, a seconda di quanto ce ne mettono di cellule staminali umane, a seconda di quello che faranno, regoleranno geneticamente. E allora se per voi è un problema etico questo, perché sopprimete, pensa alla pazzia umana, sopprimete una vita, gli avete dato la vita, avete permesso, cioè non siete voi che avete dato la vita, avete messo insieme le potenzialità di vita dell'embrione della pecora e quelle dell'embrione e quelle delle cellule staminali vive degli umani e quindi avete dato origine a un corpo che regola se stesso. Che è guidato da un'anima suprema del corpo, perché ogni singola cellula ha un'anima, tant'è vero che rimane viva, però l'anima suprema che regola quell'insieme di anime, ebbene, è quello che regola il corpo, così come la mia è quella di Maurizio, e quella del topo è quella di Minnie il topo. Quindi, quelle sono anime. Questa che guiderà questo corpo sarà un'anima umana o animale? Caro Papa, te lo devi riflettere su questo fatto. Perché tu permetti che si mangino gli animali dicendo che non c'è l'anima, ma l'anima c'è. Tant'è vero che l'anima anima appunto il corpo, è quel sé che dà origine al movimento, alla coscienza di esistere di quel corpo.
se adesso sono metà umane e metà così, come facciamo? Te lo mangi o non te lo mangi? Sarebbe il caso di rettificare il tutto, proprio per avere, per essere in linea con quella parola santità, la santità che fa sì che non ci deve essere violenza verso nessuno. Quindi è bene che tu dica ai tuoi fedeli: basta, stop alle mattanze, stop agli allevamenti intensivi, stop al fatto che si continui tranquillamente a mangiare animali, perché quegli animali, chi te l'ha detto che non hanno l'anima? Proprio se il nome stesso identifica essi con l'anima, animali. E allora qual è il limite etico? Fare trapianti, quindi fa sviluppare esseri che portano con sé organi umani per poi ucciderli? E chi hai ucciso quando quello è sviluppato? Hai ucciso una pecora o un umano? Mezza pecora, mezzo umano. Quindi se voi fate questo in onore dell'etica, bene, è molto più etico espiantare gli organi da uno morto. Almeno non hai ucciso nessuno, anche se hanno fatto studi che la coscienza sussiste anche dopo 10 minuti circa oltre la morte cerebrale, proprio perché ci sono centri in cui permane ancora attivo il tutto e il corpo va come in difesa. Questi ovviamente sono articoli internet la cui valenza è dubbia, però mettiamo il caso che questo è. Anche là si apre la questione etica. La questione etica, insomma, ha la sua valenza del non uccidere nessuno, del rispetto della vita. Però se voi allevate esseri clonati, eccetera, allorché quel corpo è vivo, ebbene, quello è un corpo vivo. Non è permesso fare questo, non è permesso per scopi personali, per salvare me ammazzo altri, non è permesso. Tu hai il diritto di campare finché rispetti gli altri. Questa è la verità. Quindi io vorrei dire a tutti attenzione, attenzione a quello che si fa, perché c'è stata data possibilità di avere intelligenza, di fare certe cose. Ma è un diritto questo di farlo? Bene, ognuno tragga le sue conclusioni e io invito la sua Santissima Eminenza, il Papa, non so se è un'eminenza, ma se si dice così, però comunque, per essere rispettabile e portare a te persone come me che nascono da un retaggio cattolico, ebbene dovresti asserire valori comuni a quello che è il diritto naturale, a quello che è il buon senso, cioè non uccidere, così come dice la tua religione, il quinto comandamento, non uccidere, allorché noi potremmo tranquillamente poter avere accesso a una chiesa senza che il nostro sguardo nel suo intorno veda gente ipocrita che si arroga il diritto di essere brava e buona e invece quotidianamente commette crimini mangiando esseri innocenti e indifesi per riempirsi quella pancia, che pancia non è ma sepolcro imbiancato, proprio perché è un sepolcro e contiene cadaveri. Questo è. Quindi riflettete, vi prego di riflettere e vi prego di capire, di fare una netta distinzione fra anima e corpo. Il corpo lascia il tempo che trova, l'anima è quella che cambia il corpo e che gioca con questo tipo di corpo. E che sia umano o non sia umano, l'anima allorquando c'è e allorquando ha cognizione di se stessa, di esistere e quindi soffre, va rispettata in qualsiasi forma sia, di topo, di umano, di angelo o di chimera. Bene? Pace e bene, mi raccomando, Sua Santità, provveda.